Laudetur Jesus Christus, carissimi fratelli, sorelle del piccolo resto dell'Emilia Romagna, che bello ritrovarci insieme per celebrare la Messa del Signore, per ascoltare la parola del Signore, per rafforzarci nella fede gli uni gli altri, specialmente nella testimonianza della verità. Io pensavo che solo in Puglia, solo nelle Marche erano così folli, ma invece anche qua vedo che siete abbastanza folli da riempire tutta questa sala, e quindi penso che non siete da meno certamente alle altre regioni, anzi anche di più forse oggi, non so bene quantificare quanti siamo presenti, ma certamente, come dicevo anche ieri, per il mondo siamo folli, siamo tutti pazzi, pazzi però per Gesù e per Maria. E chi ce lo fa fare di andare alla messa di un prete scomunicato? Chi ce lo fa fare ad andare ad ascoltare la predicazione di uno, Don Alessandro, che viene addirittura ridotto allo stato laicale senza aver fatto nulla di male? Chi ce lo fa fare se non l'amore per la verità, l'amore per la testimonianza, l'amore per Gesù e per Maria? Chi ce lo fa fare a ritrovarci in questi contesti se non per il fatto che respiriamo l'azione dello Spirito Santo e ce ne usciamo rafforzati, ce ne usciamo con il desiderio di impegnarci di più nella vita di grazia, il desiderio di dare la nostra testimonianza fino in fondo. E allora per noi è un grande motivo di gioia, di ringraziamento aver preso questa strada, che è la strada più difficile, la strada della via stretta, come la chiama Gesù nel Vangelo, ma è la strada, ecco, che ci rende pienamente liberi, che ci rende pienamente realizzati, che ci rende pienamente consapevoli di fare nient'altro che la volontà del Signore. Quando si agisce contro coscienza si sta male. Quindi tutti quelli che hanno capito bene come stanno i fatti, che fanno finta di niente, che prendono tempo, che fanno compromessi, fanno alleanze, che anche dicono menzogne pur di rimanere lì dove si trovano, ecco che non possono star bene. La sera quando vanno a letto devono fare i conti con la loro coscienza, poiché la coscienza, se è illuminata, bisogna seguirla. Se la coscienza è retta, bisogna ascoltare la voce della coscienza, dove risuona niente meno che la voce di Dio stesso. E Dio ci parla nella coscienza, e allora ci vuole quel coraggio, è il coraggio di seguire la coscienza, poiché se si agisce contro coscienza non si può stare bene, non si può seguire il Signore in modo libero, non si può sperimentare la bellezza della parola di Dio, non si può sperimentare quella parola che dice solo la verità vi renderà liberi. La verità ha un nome però, la verità per noi è Gesù, la verità è il Vangelo, la verità è quello che la Chiesa ci ha sempre insegnato in 2000 anni, è quella verità che viene impugnata dai nemici di Cristo, quella verità che viene trasformata e fatta passare per altra verità, è quella verità che viene manomessa vergognosamente dalla falsa chiesa di Bergoglio e fatta passare invece per la verità di sempre, la verità che ci ha trasmesso la chiesa dalle origini. E oggi vediamo che sono vestito di viola, i paramenti liturgici sono viola, poiché celebriamo il venerdì delle quattro tempora di settembre, queste celebrazioni che hanno un carattere penitenziale e quindi ci ricordano che seguire il Signore è un cammino anche di penitenza, è un cammino di gioia, certamente è un cammino liberante, ma è un cammino anche fatto di penitenza, è un cammino fatto di conversione, di sacrificio, di lacrime, è un cammino fatto di contrizione del cuore. I paramenti di oggi ci ricordano proprio questo, ma anche nelle quattro tempora noi ringraziamo il Signore per i doni della terra, ringraziamo il Signore per il dono del lavoro, specialmente dei campi, e chiediamo la benedizione per la stagione nuova che viene, poiché sappiamo che il Signore interviene anche in tutte le vicende umane e interviene nell'avvicendarsi delle stagioni. Il Signore non se ne sta nell'iperuranio, il Signore non se ne sta distante
da quello che fa parte della nostra vita quotidiana, ma entra in tutte le vicende. Il Signore ha a cuore tutte le vicende della nostra vita, e così anche il lavoro, anche il nostro quotidiano, le cose che facciamo tutti i giorni non sono separate dalla vita spirituale. E molte volte facciamo questo errore nella vita spirituale. Diciamo, il momento spirituale, quando prego, quando vado alla messa, quando mi trovo con i fratelli nella fede, quando parlo di Dio, quello è il momento spirituale. Però quando cucino, quando vado al lavoro, quando faccio i servizi quotidiani, vado a pagare le bollette, quello non è un momento spirituale, quello è un momento della vita pratica. Ecco, invece no, tutto è spirituale se noi lo viviamo nella grazia, se noi lo viviamo in unione con Cristo, se noi siamo uniti a Gesù, allora facciamo unità, la nostra vita è unita e tutto diventa preghiera, tutto diventa lode al Signore, e tutto diventa vissuto con Gesù al centro. E allora dobbiamo imparare sempre di più a fare unità nella nostra vita, a unire le cose pratiche con le cose più spirituali, ma tutto nella grazia di Dio, tutto lodando, ringraziando, benedicendo il Signore, riconoscendo la sua presenza in tutto. È così come i santi ci hanno insegnato a fare, i santi hanno messo il Signore al centro della loro vita e hanno messo Gesù come punto di riferimento in tutto. E pensiamo solamente a Santa Teresina, che ci indica proprio la via piccola, la via dei piccoli, la via di fare tutto nella grazia di Dio, anche le cose più semplici, le cose più ordinarie della vita quotidiana. E Santa Teresina è dottore della Chiesa, è dottore della Chiesa, e non ha scritto come Sant'Agostino, come i padri della Chiesa, non ha scritto enciclopedie teologiche, filosofiche, ha scritto semplicemente la via dei piccoli, cioè la via di coloro che hanno scoperto che Gesù entra in tutte le vicende della nostra vita e che dobbiamo imparare a fare sempre tutto insieme a Lui, non a tempo determinato, ma tutto quello che fa parte della nostra vita. E oggi guardiamo in particolare anche a Padre Pio, oggi anche la memoria di San Lino Papa, che è il secondo Papa, il primo successore di Pietro, e quindi anche vogliamo pregare ancora in modo più forte per il nostro pontefice Papa Benedetto XVI e chiedere l'intercessione di tutti i santi pontefici della storia della Chiesa, perché possano intercedere dall'alto per salvare la Chiesa Cattolica, quella Chiesa che va avanti con il vero Papa, e quindi in unione a Papa Benedetto XVI. Ci guardiamo in particolar modo a Padre Pio. Oggi è il 23 settembre, Don Alessandro ha già parlato questa mattina della figura di Padre Pio. Certamente adesso non potremo nell'omelia fare la storia della vita di Padre Pio, analizzare tutte le vicende, perché sono deboli, non basterebbero ore e ore per raccontare di Padre Pio, ma vediamo specialmente quali sono i punti essenziali. Quando noi pensiamo a Padre Pio, cosa ci viene in mente per prima cosa? Per parte dei fedeli subito vengono in mente le stigmate, subito vengono in mente i miracoli, e ci mancherebbe, Padre Pio ha fatto tantissimi miracoli, ne fa ancora, e certamente è l'unico sacerdote che ha portato le stigmate di Nostro Signore nella sua carne per 50 anni. Certamente, ecco, questo può essere un primiero che ci viene in mente. Però sappiamo bene che i miracoli e queste grazie straordinarie sono di qualcosa di più grande, sono frutto di qualcosa di più profondo. Padre Pio come definiva se stesso? È come quando andarono da Giovattista dissero: sei, dacci una definizione di te stesso. San Giovanni Battista disse: io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore. Ecco, invece ancora, certo, lui è un nuovo Giovanni Battista che prepara le vie del Signore per la sua seconda venuta, e ha lavorato specialmente per questo con la sua stessa vita, per salvare le anime e preparare il ritorno di Cristo
ma come definiva lui se stesso? Padre a se stesso, io sono un semplice frate che prega. E questa era la definizione che Padre Pio dava di se stesso. Non si vantava per i carismi, non si vantava per le stigmate, anzi provava tanta confusione nel vedere quelle stigmate impresse e pregava al Signore tante volte, se fosse possibile, se gli fosse stato possibile, di togliergliele, almeno quelle visibili. Provava tanta confusione nel suo cuore, nel suo animo, nell'essere così unito al Redentore, alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, tanto che Padre Pio piangeva molte volte, piangeva lacrime di dolore quando i fedeli andavano a San Giovanni Rotondo per incontrare lui. Lui diceva: vengono dal garzone e non arrivano al padrone. Io sono un garzone, diceva, sono un semplice servo del Signore, ma tutta questa gente viene, la maggior parte viene per me, viene per vedere, per sentire, per cercare qualcosa di eclatante, ma non vengono per Gesù, non vengono per Maria. E Padre Pio versava fiumi di lacrime per questo, poiché aveva piena consapevolezza nella grandezza dei suoi carismi, nella grandezza di quello che il Signore gli chiedeva, della sua missione, aveva la consapevolezza di essere un semplice frate che pregava. Quindi Padre Pio definisce se stesso come un uomo orante, un frate fedele alla regola, non come i frati di ora che fanno di tutto e di più ma non vivono la regola francescana, ma un frate che prega. E quindi il primo messaggio che Padre Pio ci dona è proprio questo, la preghiera. La preghiera, questa è la nostra salvezza, questo ci fa santi, non i doni eclatanti, non i carismi eccezionali, sì, questi possono esserci e li accogliamo, ma sono frutto di una vita di preghiera, e sono frutto sempre di una vita fatta in ginocchio, se così possiamo dire. Ecco, il messaggio principale che Padre Pio ci dà è proprio questo: stiamo attaccati più che mai alla preghiera, e specialmente alla preghiera del Santo Rosario. Padre Pio, sappiamo benissimo, ne pregava 20, 30 durante la giornata. Come faceva non lo sappiamo, e forse questo sia un mistero grande. Come faceva allo stesso tempo a confessare, a dire messa, a scrivere lettere, a San Giovanni Rotondo c'è una corrispondenza infinita per chi è stato a visitare i luoghi di Padre Pio. Certo, non c'era ancora l'email, non c'era ancora Facebook. Padre Pio scriveva per rispondere a milioni di fedeli, e se vedete a San Giovanni sono custodite le lettere, la corrispondenza di Padre Pio, ma è una cosa sterminata. Come faceva a dire 30 rosari al giorno? Come faceva? Questo è un mistero, probabilmente qualcuno lo diceva anche in bilocazione, non si sa. Come faceva mentre confessava, magari riusciva a dire anche il rosario, questo è un mistero, ma sappiamo che Padre Pio aveva anche il dono della bilocazione. C'è un episodio molto simpatico di una figlia spirituale, Raffaelina Cerase, che si trovava in Liguria e chiese al padre il permesso di andare a Lourdes a visitare la Madonna. E disse: padre, posso andare, già che sono in Liguria, posso proseguire il mio viaggio per andare a venerare la Madonna e portare anche la sua preghiera. Padre Pio dice: certamente vai, e porta anche la mia preghiera, come mi piacerebbe anche a me venire a Lourdes a visitare la Madonna, salvo poi scoprire che Padre Pio c'era già stato dalla Madonna di Lourdes, perché disse ad altri figli spirituali: dalla Madonna di Lourdes non si va solo col treno, non si va solo con la macchina, si va anche in altri modi. Quindi Padre Pio ha fatto capire che era già stato a visitare la Madonna di Lourdes, così anche come il santuario di Loreto. Dice Padre Pio: a Loreto la Madonna cammina dentro la sua casa. Negli altri santuari sembra dire non c'è la Madonna che cammina, qui c'è una presenza ancora più forte. E questa frase è anche riportata, ancora se non l'hanno tolta, fino a qualche tempo fa era riportata proprio fuori dalla casa, dalla Santa Casa della Vergine Maria. Ma ritorniamo alla preghiera, questo, dicevo, è il messaggio principale per noi, questa è stata la nostra salvezza. Se siamo qui radunati oggi è perché abbiamo scoperto la via della preghiera, specialmente la via del Santo Rosario,
specialmente la vita in ginocchio è quella che dobbiamo passare. Chissà quanti di noi passano più tempo in ginocchio che in piedi, e questo è un segno buono, è un segno di santità, è un segno di aver preso la strada giusta, la strada della vera conversione. E quanti vengono in confessionale girando per l'Italia e mi dicono: padre, ho peccato. Dimmi figlio, dimmi figlia, quale peccato hai combinato? Ho pregato un solo rosario, oggi ho pregato un solo rosario. Ecco, questo è il popolo di Dio, questo è il piccolo resto. Non siamo certamente perfetti, come dico sempre, perché, lo dicevo anche ieri, le file per i confessionali sono interminabili. Io ho visto queste file solo a Međugorje, dico la verità, che era il confessionale del mondo, adesso non so se lo è ancora, ma file così lunghe di fedeli, sì, in parrocchia si vedevano a Pasqua, a Natale, ma qui ecco si vedono i frutti della grazia, veramente si respira la presenza della preghiera dello Spirito Santo. E dicevo, questo è il piccolo resto, è il piccolo resto che ha scoperto la preghiera del rosario e del rosario intero, poiché la Madonna ce lo chiede, poiché la Madonna ha voluto così, perché questo è il segno principale della nostra predilezione, della nostra elezione, è il rosario completo tutti i giorni. E qualcuno in confessionale mi dice: ma io non ce la faccio, padre, non ce la faccio a pregare i tre rosari. Bisogna allenarsi, San Paolo lo dice, la vita spirituale è una vita fatta di allenamento, come la vita atletica, San Paolo fa questo paragone. E quindi certamente uno che non prega mai il rosario non può il primo giorno farne tre, se no rimane tramortito e il giorno dopo non ne fa più, come uno che va a correre e che il primo giorno non è che fa mezz'ora di corsa, se no il giorno dopo ha l'acido lattico alle gambe e non ci va più, si scoraggia e non ci va più. Ma se noi ci alleniamo, ecco che allora nella costanza, nella perseveranza, troviamo tanti frutti di grazia. E Don Alessandro si è fatto interprete della volontà della Madonna nel 2020, all'inizio del 2020, io lo ricordo bene, ha detto: il piccolo resto deve pregare il rosario intero, deve da oggi pregare tutto il rosario intero. Già qualcuno lo faceva, ma questo è un proposito che abbiamo fatto tutti insieme, poiché Don Alessandro si è fatto interprete di quel messaggio della Madonna, perché per i tempi che viviamo c'è bisogno di pregare tanto, di pregare bene, e il Santo Rosario intero per noi è una corazza, una protezione, una forza nella testimonianza della fede. Senza il Rosario facilmente cadremo per terra. Ecco perché il testamento di Padre Pio si risolve in questo: amate la Madonna e fatela amare, pregate il Rosario e pregatelo bene, fatelo amare, siate apostoli del Rosario. Ecco, un santo così grande che lascia un testamento così piccolo, nel senso di poche parole, ma così grande per lo spessore del suo contenuto. E se volete saperla tutta, questo è stato proprio il segno per la mia adesione al piccolo resto. Proprio ieri sera ne parlavo con alcuni fratelli e sorelle, collaboratori, e dicevo proprio questo: io se sono qui è perché nel 2020 ho fatto lo stesso proposito di pregare il rosario intero. La notte di Capodanno, tra il 2019 e il 2020, mi trovavo nella cappella del mio oratorio e dopo la festa di Capodanno ho sentito l'impulso di andare a pregare. Volevo iniziare l'anno pregando i rosari, però ho dovuto aspettare che finisse la festa, e quindi verso l'una e mezza, le due, mi sono messo in cappella in ginocchio a pregare, e ho sentito il desiderio di pregare i tre rosari interi, uno dietro l'altro, con le litanie. Tra l'altro dovevo affrontare da lì a poco un'operazione anche chirurgica molto delicata, molto importante, e questo è anche stato un motivo per cui sentivo il bisogno di pregare. Ma in quel momento, quando ho terminato i rosari, ecco che ho fatto un proposito davanti al Signore e ho detto: per tutto l'anno 2020 mi impegno a recitare i tre rosari, prendo questo impegno davanti a Dio di recitare i tre rosari. Ecco, qualche giorno dopo
sento Santi Caffè, e Don Alessandro dice: da oggi tutto Piccolo Resto pregherà i tre rosari. Lui però non ha detto per il 2020, io ho fatto il proposito per il 2020, lui l'ha fatto per sempre, però quello è stato il segno, se volete sapere perché sono qui oggi, quello è stato il segno che ho capito che Don Alessandro era ispirato dalla Madonna e la Madonna lo guidava e che dovevo ascoltarlo, dovevo aderire anche io a questo progetto, a questa missione. Non ci sono altri segni, se volete sapere, sì, la predicazione di Don Alessandro è stata molto importante, ma questo è stato il segno decisivo, è il segno decisivo per la mia adesione al progetto di Maria, al progetto del Piccolo Resto, per lavorare nella vera vigna del Signore. E quindi ritorniamo a Padre Pio, il primo messaggio è quello della preghiera, è innamorarci della preghiera, essere infuocati per la preghiera, perseverare nel buio spirituale, nell'aridità, continuare a pregare anche se sembra a volte di pregare in vano, senza frutto, nella perseveranza, nella costanza arrivano sempre frutti di grazia per noi e per tante, tante anime. Ma poi ecco, quando pensiamo a Padre Pio, oltre alla preghiera dobbiamo pensare certamente alla messa, alla messa e ai sacramenti, al sacramento della confessione. Dicevo con una persona oggi che appunto oggi nei seminari, se un ragazzo si presenta, se un giovane si presenta dal responsabile vocazionale e il responsabile vocazionale gli chiede perché vuoi farti prete, quali sono le motivazioni per cui vuoi farti prete, se questo ragazzo, se questa persona rispondesse perché voglio celebrare la messa, perché voglio confessare, perché voglio amministrare i sacramenti, lo manderebbero via subito, perché il prete di oggi non deve fare queste cose, il prete di oggi deve ballare, deve cantare, deve fare tutte le stravaganze, poi la messa la può fare anche sul materassino, in bicicletta, si può fare la messa, cioè non è importante la messa è secondaria, è un momento di fratellanza, di aggregazione, ma il prete non si deve far prete per dir messa, per confessare, ma per stare con i giovani, per fare la pastorale familiare, per fare i simposi e tutte quelle cose là. Questa è la figura nuova del prete che non ha niente a che fare con le figure modello che per noi sono Padre Pio, il santo curato d'Ars, indicato dallo stesso Papa Benedetto XVI, tanti sacerdoti che hanno speso la vita nel loro ministero per amministrare i sacramenti di Dio. Ecco, qual è la peculiarità del sacerdote rispetto all'operatore sociale, rispetto ai laici impegnati nella parrocchia? La peculiarità del sacerdote che amministra i sacramenti di Dio e attraverso quelli santifica il popolo di Dio. Certo, poi ci sono anche tante altre cose, ma quello è il centro. Quindi quando guardiamo a Padre Pio vediamo subito la messa, la confessione, le cose più importanti, le cose più sante, quelle cose che stanno invece violando i massoni che si sono infiltrati da anni nella Chiesa, stanno prendendo, mettendo mano sulle cose più sante, sulle cose più sacre, così come dice anche la preghiera di Papa Leone XIII, i nemici astuti hanno messo le mani sulle cose più sante, hanno messo il trono dell'impietà al posto della cattedra della verità. E così vediamo che oggi c'è lo sperimentalismo liturgico, quindi ognuno si celebra la sua messa, ognuno possiamo dire ha libertà in questo, e quindi vediamo preti che fanno veri e propri sacrilegi, è come quei tali che celebrano la messa sul materassino a torso nudo e in bicicletta, vestiti da ciclisti e anche in mezzo agli scogli del mare, ho visto qualcuno che celebrava delle messe stravaganti, quindi questo è tutto lecito, questo è tutto permesso, celebrare messe alternative, se così possiamo chiamarlo, mentre chi celebra la messa che celebrava Padre Pio stesso, che celebrava il curato d'Ars, è considerato un ribelle, è considerato uno fuori dalla Chiesa, tanto è vero che il prefetto della congregazione per il culto liturgico è il cardinale Roche, se non ricordo male, non so bene pronunciarlo,
Lui stesso ha detto chi non segue le direttive del Vaticano II, chi non si adegua all'unità liturgica della Chiesa, secondo il nuovo rito, è da considerare un protestante, è da considerare come un protestante. Capiamo bene allora che è tutto al contrario. Ecco, quando guardiamo Padre Pio come celebrava la messa, non possiamo non piangere, non possiamo non commuoverci, non possiamo non sentire la vera presenza del Signore, non possiamo veramente che ringraziare il Signore. E se io mi sono innamorato della messa, lo devo proprio a Padre Pio, venendo a contatto con la sua figura, leggendo i suoi scritti, guardando come lui celebrava la messa, ho sentito dentro di me il fuoco, per l'amore, per l'Eucaristia, per la Santa Messa, quel fuoco che da ragazzo non avevo sentito e mi avevano insegnato, certamente ho fatto anche le scuole cattoliche, ma non avevo ancora scoperto il vero significato della Messa. Devo ringraziare Padre Pio. E quando passavo, ancora non ero seminarista, poi da seminarista passavo a vedere sopra il convento dove c'è tutte le reliquie di Padre Pio, si conservano tutti i suoi oggetti, anche gli oggetti liturgici. Quando passavo e vedevo quel messale aperto e dicevo qui celebrava la messa Padre Pio, ecco, mi commuovevo profondamente e desideravo nel mio cuore, coltivando l'ideale di diventare prete, desideravo celebrare quella messa, ma poi distoglievo il pensiero dicendo ormai non è più possibile, ormai la Chiesa percorre un altro cammino e quindi io sono con la Chiesa, devo fare quello che fa la Chiesa, ma il Signore ha visto, il desiderio profondo del mio cuore e per vie impensabili allora mi ha portato a celebrare quella messa che è la vera messa, cioè il sacrificio di Cristo, non solo la cena del Signore, non solo la festa della comunità, ma il sacrificio di Cristo. Che cos'è la messa? La messa è il sacrificio di Cristo. E Padre Pio, chi più di lui, ce lo rende presente? Lui che viveva nella sua carne il sacrificio stesso di Cristo, lui che saliva veramente il Calvario non solo in modo mistico, non solo in modo spirituale, ma in modo anche fisico. E poi ecco il sacramento della confessione. Quando guardiamo a Padre Pio non possiamo non commuoverci nel suo eroismo per riconciliare i peccatori con Dio. Non possiamo non sentire nel cuore questa commozione e questo ringraziamento al Signore per averci dato un così grande santo che con il suo esempio ha riconciliato milioni e milioni di fedeli con il Signore e ha fatto capire l'importanza di quel sacramento. Padre Pio diceva: io tremo ogni volta che mi devo accostare ad amministrare il sangue di Cristo. Non lo diceva tanto per dire, lo diceva veramente perché si rendeva conto di quello che doveva fare, cioè amministrare il sangue niente meno che del Signore, di Dio, di Gesù che è Dio e che è morto per noi e che rinnova il suo sacrificio ogni giorno nella Santa Messa e ci dona i sacramenti della fede che scaturiscono da quello stesso sacrificio. Padre Pio diceva: tremo perché devo amministrare il sangue di Cristo. Chissà se noi sacerdoti possiamo dire la stessa cosa, oppure amministriamo il sacramento così in modo superficiale, ma pensiamo anche questo sacramento è stato profanato, e pensiamo quanti sacerdoti purtroppo amministrano il sacramento della confessione. Così come se niente fosse, come se fosse diciamo una cosa banale, e quindi la soluzione è dovuta sempre, quindi i sacerdoti assolvono sempre senza richiamare i peccatori, senza convertire i peccatori, senza indicare ai fedeli cosa è veramente peccato e cosa non lo è. Quante volte i fedeli dicono non me l'ha mai detto nessuno che questo era peccato, vivevo nel peccato e non me ne rendevo conto. Ma chi deve illuminare? Chi deve illuminare le coscienze se non i vescovi, i sacerdoti? Ecco che allora, se i fedeli non hanno più consapevolezza del peccato, la responsabilità è dei sacerdoti che amministrano un sacramento all'acqua di rose, che esercitano quello che noi chiamiamo il misericordismo, cioè amministrano un perdono di Dio che è sempre dovuto, è sempre gratuito, ma non richiamano nessuno.
alla conversione, non richiamano nessuno a pentirsi veramente dei peccati, non richiamano nessuno a percorrere la strada della santità e quindi alla fine non si converte nessuno. Ecco, allora se vediamo Padre Pio i modi che usava per trattare le anime nella confessione, a volte era molto burbero, a volte cacciava in malo modo i peccatori perché aveva il dono di scrutare i cuori. Quando vedeva che non c'era il vero pentimento, quando vedeva che non c'era una vera intenzione, quando vedeva che non c'era, non c'erano le disposizioni giuste per confessarsi, e allora Padre Pio trattava in modo brusco queste anime per risvegliarle. E quante anime tornavano? Padre Pio lo sapeva che poi sarebbero ritornati, certamente non le perdeva quelle anime, sapeva per ognuno come doveva essere trattato, ma allo stesso tempo quanto era dolce, quanto era amabile con i peccatori che cercavano il Signore, in verità che si sforzavano di camminare nella via della grazia, che appunto entravano nel cammino della penitenza evangelica, quella penitenza che però è la strada vera della santità. E allora Padre Pio veramente, ecco, ci richiama all'importanza del sacramento della confessione, questo sacramento che anche noi stiamo riscoprendo proprio grazie al fatto che non possiamo più confessarci come prima. Prima potevamo andare magari spesso, ogni settimana, ogni 2 settimane, una volta al mese, ora diventa un po' più difficile, ma quanti frutti di grazia però nel confessarsi bene e nell'impegnarsi veramente a emendare la propria vita e a combattere contro il peccato. Padre Pio combatteva contro il demonio, era tormentato dal demonio che voleva farlo retrocedere se gli fosse stato possibile, ma me ne ha fatte di tutti i colori, me ne ha combinate di tutti i colori, ma non mi ha mai vinto, non mi ha mai vinto. Quindi queste sono parole importanti e quindi che ci indicano la sua fede grande, la sua fede incrollabile. Ma quindi, dicevo, per noi diventa un motivo di ringraziamento al Signore quando ci confessiamo bene e quando appunto ci impegniamo a vivere nella grazia. Padre Pio, dicevo, combatteva contro il demonio, ma combatteva contro il peccato, contro il peccato, faceva di tutto per illuminare sul senso del peccato che offende Dio e offende i fratelli, e quindi illuminava le anime sul senso del peccato. Ecco, anche noi dobbiamo più che mai metterci davanti alla croce del Signore e prendere sempre più consapevolezza del senso del nostro peccato e dell'amore di Dio, soprattutto quell'amore che perdona. Abbiamo sentito anche oggi nel Vangelo, ecco, Gesù che perdona i peccati a quella grande peccatrice, ma però cambia vita. E Bergoglio dice sempre, Dio perdona sempre, Dio perdona, Dio è buono, Dio perdona sempre, ma non dice mai la seconda parte, non dice mai vai e non peccare più. Ecco, Gesù diceva tutte e due le cose, io ti perdono, Dio ti perdona, ma vai e non peccare più affinché non ti capiti qualcosa di peggio. E poi ancora un altro aspetto caratteristico di Padre Pio è la sua direzione spirituale verso le anime. Se noi leggiamo come Padre Pio dirigeva le anime, anche qui rimaniamo commossi. Anche qui vediamo con quanta delicatezza, con quanto amore, con quante espressioni di affetto portava le anime a Gesù Cristo e aiutava le anime a stare unite a Lui. Quanto è importante la direzione spirituale, lo dice la stessa parola, direzione, dare una direzione allo Spirito, dare una via. E quante anime soffrono oggi perché non trovano una guida spirituale? Quante anime hanno cercato da tutte le parti e non l'hanno trovata, non hanno trovato un sacerdote disponibile ad accompagnarle, o se l'hanno trovato a volte le hanno condotte non sulle strade giuste ma su strade infelici, su strade di perdizione. Quanto è importante è trovare una guida spirituale, un direttore spirituale e fidarsi e farsi accompagnare nelle vie dello Spirito, specialmente nel discernimento e nell'illuminazione della coscienza. Il padre spirituale
non si sostituisce mai ai suoi figli, ma li illumina, li incoraggia, li consiglia, ma poi ecco, ognuno deve prendere le proprie scelte. Ecco, certo, Padre Pio invece qualche volta anche decideva in modo perentorio per le anime, ma perché aveva anche dei doni particolari e quindi sempre per il bene delle anime, non mai per, possiamo dire, per vanagloria, assolutamente. Ma poi ancora, quando pensiamo a Padre Pio, pensiamo anche al valore della sofferenza, pensiamo all'opera che è nata da lui, Casa Sollievo della Sofferenza, lui che soffriva tanto nella carne, lui che soffriva la passione di Cristo e voleva più, sempre più inebriarsi di queste sofferenze, poiché lo univano a Cristo in modo speciale e irripetibile, ecco che poteva comprendere bene ogni sofferenza, e allora da questo nasce il desiderio di dare alla vita quell'opera di sollievo della sofferenza, di andare incontro agli ammalati, di curare gli ammalati, ma sempre nella carità cristiana, sempre per amore di Cristo, sempre per riconoscere nel sofferente e nella potete portare tutte le medicine, tutto il progresso scientifico, tutte le cose necessarie per la salute dei corpi delle persone, ma se non portate Gesù Cristo non avete progresso. Non era appunto uno che badava a spese, ci teneva a tutto il meglio, a dare tutto il meglio possibile per la sua opera, ma diceva allo stesso tempo: se non portate Gesù Cristo non avete fatto niente, perché bisogna portare Gesù Cristo. Lui voleva infermieri, medici che avessero questo spirito e che potessero unire la vocazione professionale alla vocazione cristiana, e voleva che Casa Sollievo della Sofferenza fosse un posto speciale, un segno per tutta la Chiesa e anche per tutta l'umanità stessa. Allora, carissimi fratelli e sorelle, davanti alle sofferenze di Padre Pio e davanti all'opera di sollievo della sofferenza, anche noi dobbiamo interrogarci sul valore delle nostre sofferenze. A volte la sofferenza è difficile da accettare, a volte possiamo anche causarcela da noi stessi, magari non è Dio che l'ha voluta, ma ce l'andiamo a cercare noi con le nostre mani, ma se abbiamo uno spirito cristiano, ecco che anche la sofferenza, la malattia e le prove grandi della vita diventano una vocazione, una chiamata di Dio, una chiamata a stare uniti a Lui in modo speciale e a collaborare alla salvezza delle anime. Questo i santi lo hanno capito bene, e i santi nelle prove, nelle sofferenze, lavoravano e si univano al Signore per salvare il più possibile le anime. E così il Signore chiede anche a noi, nelle nostre prove, nelle nostre difficoltà, nelle nostre sofferenze, nelle nostre malattie, ecco che dobbiamo anche noi non arrabbiarci con il Signore, ma scoprire la vocazione, scoprire in che modo il Signore ci parla attraverso quelle prove, attraverso quelle sofferenze. E infine abbiamo detto qualche aspetto principale che caratterizza la figura di Padre Pio, ma come, ecco, come non terminare proprio con l'amore per l'Eucaristia e l'amore per la Vergine Maria. Padre Pio aveva un amore infinito, incommensurabile per la Vergine Maria, tanto da dire: Maria è tutta la ragione della mia speranza, non ho altre ragioni per sperare, lei è l'unica mia speranza. E allora questo deve essere anche per noi un messaggio che colpisca il nostro cuore: Maria sia per noi tutta la nostra ragione, la ragione della nostra speranza, la ragione della nostra testimonianza, la ragione stessa della nostra vita. Se abbiamo scoperto l'amore di Maria nella nostra vita, ecco che allora la nostra vita cambia veramente, la nostra vita prende la forma di Cristo, poiché Maria ci prende per mano e ci conduce a Gesù Cristo. E allora questi segni che portiamo anche noi, il braccialetto mariano, le catene di amore,
tutti gli atti di amore che abbiamo fatto, non quelli che chiede la falsa chiesa, tutte le consacrazioni che abbiamo fatto alla Vergine Maria, ecco che per noi sono un motivo di speranza, sono un motivo di elezione, come dicevo anche prima, sono un motivo di ringraziamento al Signore, poiché la Vergine Maria si fida di noi e ci arruola nel suo esercito, nell'esercito degli ultimi tempi, per combattere la battaglia più importante, la battaglia apocalittica, la battaglia per conservare la fede sulla terra. Gesù ha detto: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede, non ci ha chiesto altro. Quindi non preoccupiamoci dei terremoti. Ecco, ieri c'è stata anche una scossa proprio ad Ascoli. Qualcuno diceva: chissà se è più colpa mia o più colpa di Don Alessandro, ma ringraziamo il Signore invece che non è successo niente di grave, invece ecco, ci preserva da tanti mali. Ma ecco, dicevo che se abbiamo un motivo per sperare, per impegnarci, ecco che allora è proprio la chiamata alle armi, quella chiamata che Maria ci rivolge per combattere la battaglia apocalittica, dicevo, questa battaglia contro le forze del male, per conservare la fede sulla terra. Il Signore ha chiesto: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede? Non ci ha chiesto altro. E la falsa chiesa probabilmente non ha letto questa parola e probabilmente pensa che il Signore, tornando, chiederà: avete fatto il sinodo? Oppure avete predicato la Pachamama? Avete fatto le politiche ecologiche? Avete fatto le fratellanze universali? Avete fatto il nuovo umanesimo integrale, avete lavorato per lo sviluppo integrale dell'uomo? Ecco, il Signore non ci chiederà tutte queste cose. Il Signore ci chiederà: avete conservato la fede? E allora chiediamo alla Vergine Maria di essere questo popolo eletto, questo popolo scelto, che conserva la fede cattolica in unione con il vero Papa, che mantiene quella lampada accesa, la lampada della fede, la lampada rossa, la lampada della presenza reale di Cristo, la lampada che solamente salverà il mondo, poiché solamente la fede salverà questo mondo. È non l'ecologia della pace, ma solamente la fede cattolica. Laudetur Jesus Christus. Sì.